Giulia. Sì, è uno dei temi che abbiamo messo nelle richieste che abbiamo fatto al governo, in modo particolare a Salvini, che ha definito questi lavoratori, queste lavoratrici ridicoli. Chiederemo di spiegare che cosa ha fatto per aumentare i contratti, perché noi oggi sappiamo di recare un danno all'utenza, ce ne scusiamo, ma stiamo combattendo anche per loro, per avere mezzi migliori, per avere sistemi di sicurezza in grado di garantire i lavoratori e l'utenza e per il rinnovo del contratto. Salvini potrebbe spiegare a questi lavoratori e al paese che cosa ha fatto in questi due anni per costringere le controparti a rinnovare il contratto e quanti finanziamenti sono stati tagliati sul trasporto pubblico locale. Meloni scherza dicendo di non avere tutele sindacali, è una provocazione. Mi ha chiesto la tessera. Alle provocazioni, no, a noi non credo che la chieda a noi la tessera, probabilmente la potrebbe chiedere a qualcun altro, non penso che la chiederà a noi. Però insomma noi non facciamo distinzioni, se la chiede valuteremo. Segretario, sulle motivazioni di questo sciopero, qual è la priorità? Cosa manca in legge di bilancio? Mancano le risorse, bisogna prendere le risorse dove ci sono, lo chiediamo da tempo, abbiamo fatto delle proposte al governo. Se tu continui a tagliare il trasporto pubblico locale, tagli quelli che sono i diritti del trasporto della cittadinanza, non dai la possibilità ai cittadini, che soprattutto nelle grandi città non possono arrivare con la macchina, di utilizzare i mezzi pubblici. Ma Roma la viviamo tutti, perché come dire, credo che tutti noi ci muoviamo con i mezzi pubblici, tutti noi sappiamo che cosa significa muoversi a Roma quando non c'è il trasporto pubblico locale. È un diritto alla mobilità che riconosciamo alle persone, non agli iscritti al sindacato, che vedo vengono dossierate, messe al centro della polemica, ma c'è un diritto fondamentale di questo paese, riconosciuto dalla Costituzione, che è il diritto allo sciopero. Bisognerebbe avere rispetto per la Costituzione prima che per le persone che lo esercitano, e bisognerebbe avere ancora di più rispetto perché, ripeto, chi fa lo sciopero paga di tasca propria, rinuncia a una giornata di lavoro. Le persone che stanno qui oggi hanno comunicato all'azienda di essere in sciopero e oggi non saranno pagate. Io penso che tutta la politica dovrebbe avere rispetto, finché è una politica che fa polemica, che fa i dossier, non andiamo troppo lontano.